Concluse le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto Le Rose di Bucine, finita al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze per lo smaltimento illecito del CHEU. Le analisi dei terreni avevano confermato, oltre alla presenza di sostanze inquinanti, tra cui il cromo, derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli, anche boro, arsenico e cianuro, legati invece alle lavorazioni orafe. Sono stati coperti con dei teli ovviamente impermeabili ad hoc per questo tipo di lavorazioni. Il procedimento Le Rose è in confisca di primo grado, stiamo lavorando celermente con il Tribunale di Firenze per portare avanti la bonifica e la messa in sicurezza anche dell'area collinare che si trova al di sopra di questo impianto. Nel sito valdarnese, finito sotto sequestro nel 2021, circa 25.000 le tonnellate di rifiuti. Sono dei rifiuti anche pericolosi, i rischi sono assolutamente mitigati perché non c'è pericolo di dilavamento e comunque c'è tutta un'attività di monitoraggio che viene fatta sulle acque di prima pioggia attraverso dei piezometri e delle vasche che sono state appositamente create dalla ditta che ha eseguito i lavori e che sono oggetto di monitoraggio sia da parte dell'amministrazione giudiziaria che da parte dell'ARPAT. Un'operazione propedeutica alla futura bonifica della zona. Le risorse non sono state sufficienti per la bonifica definitiva, anche perché, come sapete, il procedimento Le Rose ha al suo attivo 3 siti. Speriamo che la Regione metta a disposizione delle risorse per la rimozione definitiva e che magari possano contribuire anche altri soggetti che la Regione Toscana ha ritenuto corresponsabili nell'inquinamento.